E 2000 anni fa un uccellino venne attirato dai rumori di una città. Era la città romana di Pollenzia. Che bella! Incuriosito, si avvicinò all'anfiteatro. Gli era capitato di vedere battaglie di navi lungo il fiume, ma non si aspettava di vederne una nel bel mezzo della città. Poi entrò nel foro. Attirato dal profumo di mosto, si infilò dritto dritto nella bottega del mercante di vino. Si asciugò in fretta le piume, ma il vino l'aveva reso un po' brillo. Si posò su alcune stoffe colorate di fresco, stese ad asciugare nella bottega del tintore. Quid facit in meis pannis, omnes maculas! Che disastro! Tornò così a volare tra la gente. Salve Parvavis! Volo tibi blandiri! Il giorno seguente, la bambina era triste al pensiero di non rivedere più l'uccellino. Ma all'improvviso... Salve, mia parva amica! Da allora, tutti i giorni, l'uccellino fece visita alla bambina, non prima di aver intinto le zampine su qualche stoffa colorata di fresco. Pollenzo, ancora oggi, c'è chi dice di aver visto una strana pietra ricoperta di impronte di tutti i colori. Sembra che qualche archeologo si sia messo in cerca della pietra per tentare di svelarne il mistero.